So che sei triste. Mi mancherà. So che sei triste perché è l'ultima puntata, ma c'è un qualcosa di più importante che va al di là di tutto. Web oggi ha pubblicato questa notizia che addirittura gli è arrivata da un fan. Ciao, volevo segnalare la conferma che tra Lady George e Christian D'Aloy è tutto finito. Infatti nella live Lady George ha risposto alla domanda, ma con Christian, dicendo: raga basta, per favore basta, vi prego con queste domande. Anzi, vi chiedo di non farci più edit, perché qualsiasi coda ci sia mai stata tra di noi ora è finita. Basta, ragazzi. Quindi Lady George, ragazzi, avrà solo il suo regno, ma non avrà più il suo principe. Basta. Assurdo. Lo so. Non si può continuare così. Lo so. Questa è una cosa gravissima. Se voi ci seguite da un bel po', fateci vedere anche i vostri amici. Portate un po' di gente nuova su questo canale, che ne abbiamo bisogno. Poi vi ricordo che siamo sempre su Twitch ogni sera, lunedì e venerdì. Vi ricordiamo che è gratis seguirci su Twitch. Vai, partiamo. Ultima puntata? No. Sento il tuo dolore da qua. Un po'. Sento proprio... Tra quelle, Lady Georgia, sinceramente, che giornata di merda. Sad vibes, proprio. Sad vibes. Ciao, sono Mattia, ho 17 anni, vivo in provincia di Padova. E Brombe, questa è la mia camera. Chi? Chi? Bronte. E pistacchi. E Brombe, questa... Brombe. Brombe. Ma ci sta chiamando noi così? Bella Brombe. Ma non è la bro, perché hanno aggiunto un beh? È come dire bro, beh. E Brombe, questa è la mia camera. Per la Madonna. Ah! Sono Silvia, ho 44 anni e sono la mamma di Mattia. Faccio musica, scrivo pezzi, apro gli occhi e penso Walesh. Apro gli occhi e penso Walesh. Ah! O mi fai il tifo, o mi fai schifo. Io capito, ho preso il tifo e mi fai tanto schifo. Cioè. O mi fai il tifo, o mi fai schifo. O mi fai il tifo, o mi fai schifo. Io ho deciso. Al momento non vado a scuola, ho provato a riscrivermi nella vecchia scuola, ma il preside non mi ha voluto. Come non ha voluto? Perché non gli fa il tifo, ma gli fa schifo, giustamente. Ciao Puca. Ciao Puca. Sa che mi manchi. Io non sto capendo nulla. Di dove sono questi? Padova, provincia di Padova. Siete Padova! Padova! Vuoi che lo faccio anch'io? Prova. Ti giuro, ho visto due peletti morti. Sì. Sto proprio l'aria che... Sai che ti dico? Quasi quasi cambi i miei. E cambiali. Ciao, sono Aurora Lucchini, ho 14 anni. Questa è la mia stanza. Io sono Mario, ho 50 anni. Sono io. Sono Elisabetta, ho 50 anni e sono la mamma di Aurora. Complimenti, 50 anni, portati molto molto bene. Sa giocare? No. Povera! O a quali problemi della società? La vita, bullismo, la morte, body shaming. La morte? Ma qual è la domanda? Non lo so, ma sono rimasto triste. Lei è molto sensibile ai temi sociali. Ah, ma non si sente niente! Passano le mani! No, sei tu che parli! Perché non parliamo della condizione delle donne? Sì, ciao Ninin, ciao. Ma sono loro che mi ignorano. Ignorata da tutti questa povera bambina. Volevano solo fare merenda loro. Mi piacerebbe trovare fratelli, sì, anche perché ci parlerei sicuramente tantissimo. Sì, lei va in una famiglia dove sono tutte, tutte femmine. E lui va. E lui sì. Tutti maschi. Raffaele è brava. Ma il cane non l'ha salutata. Voi siete contenti, secondo me. Per me è uguale. Cambia niente. Tanto non se la cagano mai. Mi raccomando. Ciao vecchio. Oh, vecchio! Impari che tutte le persone che hai intorno hanno bisogno del suo amore, come... Ciao. Pazza! Pazzissima, papà. Ciao. Io voglio che venga un maschio. Perché un maschio? Perché le femmine giudicano e basta. E i maschi sono belli. Ma... Onesta. Ha già capito tutto. Letterina. Lungo il tragitto i due ragazzi si incassetta delle lettere. Grazie. Cos'è alla quale albero viene caduto? Il primo scatto. Dalla scrittura oserei dire che è una ragazza. Ci hai preso. Devi prestare attenzione a mio padre. Ciao Brombe. Permettendo ad Aurora e Mattia di scoprire finalmente l'una il volto dell'altro. Oh. Mattia e Aurora sono pronti ad entrare nella vita delle loro nuove famiglie. No, ma mettete dell'olio. Aurora, la mamma di Mattia. Appena ho aperto la porta e ho visto una ragazza, la mia reazione è stata shock. First reaction. Shock. Lei voleva il bel figo. Permesso. Ciao. Già che ha detto permesso all'ingresso è già meglio della metà di quelli che abbiamo visto fino adesso. E da dove vieni? Provincia di Padova. Ah, cavolo. Cavolo. Cavolo.
Vai a prendere il vino, Mario. Qui. Sprizzino? Vieni, vieni che ti faccio vedere. Qui andiamo giù, che è dove dormi tu. Dio, ma balla tutta quella scala. Il geometra ha detto che tiene. Ah, beh, allora. No, no, ha detto che tiene. Ok, però. Ok. Loro due, no? Adesso ti faccio vedere sì, dove sì, vivono loro due. Nelle segrete. La camera di Ivan e Diego. Qua c'è un po' tutta la tecnologia. Eh beh, siamo fatti due belle postazioni, eh. Postazione da gaming. Yes. I ragazzi, prima di sistemare le proprie cose, decidono di ispezionare le reciproche stanze. Occupatissimo lui, deve solo aprire un armadio. Sono uno di quelli muovono, eh. L'hai già botto in pelle, lo porto a casa, eh. Ma non è tuo! Primo giorno! Walesh! Ancora, questo Walesh! Oddio, i razzisti, siamo amici da bambini, ci siamo dati dei neri, dei bianchi, mulati, bastardi, mancano gli unicorni alati. Cazzo, appena sentito. Forse non hai capito. Ah, io non ho capito. Allora non è proprio così. Che comodo questo divanetto. Si è messo in salotto a giocare. Vabbè. Numero uno. Numero uno. Fai come se fosse a casa tua. Gliel'hanno detto. Sinceramente quasi quasi adesso mi vado a fare un giro. Come ti vengo a fare un giro? Volevo chiacchierare un po' con te. Adesso. Indicativamente. Yeah! Devi tornare per le 6:30. Siamo fuori, no? Pacco. Ma come parla? Non capisco niente! Pacco. Hai presente il video nel telefono? Sì. Che video nel telefono sai fare? Che video? Cosa? Ma cosa vuol dire che video nel telefono sai fare? Che domanda? Che cosa? Cos'è? Stavano parlando di TikTok, non si poteva dire? Ma che video nel telefono sai fare? Ma cosa vuol dire? TikTok! Per ora non ne sto imparando tanti. Va bene, te li insegno io. Non mi dà fastidio avere una sorella piccola che magari si attacca un po'. Ma qualcuno ti caga finalmente. Sì, sì, però sai che mi sono rotto il cazzo. Sì, sì, mi sono rotto il cazzo. Però aspetta, un'idea. Ma perché non proviamo a farne uno? Secondo me facciamo ridere veramente tanto. Cioè potrebbe essere un'esperienza mistica. A 100.000 follower su TikTok ne facciamo uno. A 100.000 seguiteci su TikTok. Seguiteci su TikTok official. Oh, io sto per fare i 50.000 follower su Instagram. Qualcuno mi segua per favore. Zero da cara. Nella magnifica piazza della città di V. E qua ci siamo. Gena. Ne. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sto qua? Non capisco niente. Dio, ciabatta. È il momento della ciabatta, è già volata. Sta dicendo il nome della città, credo. Ne va Vigeva. Vigeva. Vigevano. Sono vicino a Milano, vecchio. Sì, vecchio. Tu non sai che cazzo parlava, che ho, vecchio, assurdo. Cioè, vecchio. Quanti cazzo di anni ha quello con cui parla al telefono? 40 vecchi! Però si dice vecchio, si dice anziano. Diciamo le cose come stanno. Nel frattempo, in casa Lucchini. Oh, un bel salame, così. Per un aperitivo in onore del nuovo figlio, che però non rispetta l'orario dato da Elisabetta. Ma dai, allora, hai fatto l'aperitivo. Mi sono stra iper dimenticato. Noi veramente abbiamo organizzato l'aperitivo per te. Ti sembra carino? Molto carino. No, molto sì. No. Bravo. Carini, grazie. Dai, Scialla, arrivo, te lo giuro. Scialla, zia, minchia. Probe, vecchio. In casa Bosa, Aurora continua a stare chiusa nella stanza. Speriamo di riuscire a farla, cioè a coinvolgerla, a portarla. Papà pianto troppo, gli sono caduti gli occhiali, li ha rotti. Non ce la fa più. Stavo nel blocco, qua sono le due e siamo ancora attivi. Mettite, che facciamo un bel tac, ragazzi. Io non capisco una cosa. Non l'ho mai capita, ma da quando ascoltavo l'hip hop nel 93. Perché quando inizi a fare rap, hip hop, adesso trap, automaticamente inizi a parlare come un deficiente? Sì. No, più che altro prendi lo slang e lo decontestualizzi e lo usi nella vita di tutti ma i giorni. Ma vuoi dove fare non ha musica senso e parlare normale? Non abbiamo per niente sonno. Cos'hai in testa? Ma cos'è? Ma è la ciambella quella che ti metti sotto il culo quando c'è l'emorroidi? Ma è tipo uscita da casa dei medici. Sì. Per Elisabetta sarebbe il momento della coccolazione. Una colazione. La coccolazione. Mi piace la coccolazione. Vacchio. Oh! Possiamo fare la coccolazione per favore? Comunque. È la colazione con le coccole. No, in realtà è la colazione col cocco, magari. No. Che ne è cocco? No. È coccolazione. No.
Non cocco le colazioni. Dai Mattia, svegliati, c'è la cocco colazione. Ti sembra che mi devo alzare per una cocco colazione? Sì. Facciamo il cocco pranzo e siamo tutti a posto, no? Cos'è sto cocco colazione? Spero che ce lo spieghi perché è la coccola, no? Mi consegnerà la console, per favore. Perché tanto gli altri in camera non hanno di tutto per giocare. Frega un c***o. Brava, giusto, hai ragione, di là c'è una camera piena di giochi. Mattia, mi devi dare il cellulare. Grazie. Perché il fratello più grande non dà il telefono? Il cellulare perché questa mattina ti sei svegliato, quindi... Ok. Al premio. Che mi serve? Il tuo computer? Le tue cuffiette? Non posso andare a tenerli per oggi, poi domani. Ti dice oggi, lo fai oggi. Quindi lo potrò usare almeno un'ora al giorno? No. Un'ora sola ti vorrei. E da qua non lo sa neanche chi l'ha cantata. Tomai la vita mia per te. Devi darmi anche tu il tuo cellulare. Dov'è? Io. La casa non si pulisce da sola. Ah no? No. Come no? No, fai te, quello è il tuo lavoro. Tuo lavoro? What? Quello è il tuo lavoro. What? Dovete far divertire il papà. Ed è quella di fare un piccolo orto. Anche la mamma si vuole divertire. E vai a fare l'orto con papà. C'è il cane e l'aspirapolvere. Ma il cane andava a ritmo. L'ho vista un po' impacciata a tagliare la cipolla. Aurora, tenta a tagliare verso il... Oh, ma Madonna mia. Ma è una cipolla sola, non è un sasso. Vai, metti la pentola sul fuoco. Ma stanno facendo una carbonara a Padova? Beh sì, perché no? Che non si possa fare a Padova, no? Amore. Mettiamo la carbonara a Padova, mai più! Mai più! Non abbiamo fatto la mia coccolazione. Ma ci teneva sta l'idea di fare. Ci facciamo aiutare da Diego perché Diego è l'esperto dei biscotti. Abbiamo un esperto dei biscotti addirittura. Io stavo fraccando proprio. Fraccando? Fracca! Sono rimasta spaesata perché quasi mi sembrava parlasse un'altra lingua. Ma lui parla un'altra lingua. Sì, abbiamo messo un po' di arte italiana, un po' di cultura. Qualcosa che potrebbe rappresentarla potrebbe essere anche la Torre di Pisa. Ma che cazzo di biscotti sono verdi? Sono vuole farli verdi, rossi e bianchi. E Roma è la regione. Ma che cazzo sta Roma a parte gli scherzi? Roma nord, Roma sud, Roma centro. Stai centro d'Italia, diciamo. No. Ma sì che lo sa. È un po' too much. Ma sì che lo sì, sa. Sì, ho capito, però. È palesemente... Cioè, Roma nord è regione. È palesemente fatto apposta, dai. Bravissime. Inizio a intravedere il terreno. Sì, sembrano i lavori in corso sulla tangenziale. Sì. Qui da orto. Per il nostro orto. Cazzatissima. Che cosa fa? Ieri è rimasto attaccato. Semina i ravanelli. Pensi che col tuo telefonino riusciresti a fare un orto? Farmville. Io faccio il giardino. Un garden escape. Inizia a parlare come una macchinetta. I canoni di bellezza. Molti buttano la carta, la plastica per terra. Oh, è partita, è partita. Infermabile. Andiamo a bere qualcosa di caldo? Abbracciamoci. Andiamo. Attenzione. A fare il giro? Ma io guarda veramente. È l'ora di allestire la cocco merenda. Ma basta con sto cocco. Sento profumo di biscottini. Sento profumo di biscotti. Biscotti. Allora, prepariamo 5 posti prima. Ma quelli comprati cosa sono? Per sostituire quelli marci che hanno fatto loro? No, quelli sono la sicurezza. Questa è la cocco casetta. Più o meno la faccia è giusta però. Anche mamma Silvia vuole condividere più tempo con la nuova figlia Aurora. E lo fa a tempo di musica. Ballare. Ma basta con questi balletti. Io veramente non ce la faccio più. Che? Tipo caramelle. Caramelle di carote. Sembrano i tappi che ti metti nelle orecchie. Ah, okay. Ah, è vero. Finalmente la cocco merenda. Queste sembrano palesemente fragole. Ma non potrebbe lo so, sai. Questo ma carne è cotechino. È un cotechino messo fatto come un biscotto. Ma scusa, ma è tutto misto? Cioè, sì, poi fa la cocco merda dopo. Se mangio tutte quelle cose. Allora, adesso passiamo alla mia cocco casetta. Passa la cocco casetta. Ma cos'è? Ma è un gioco di ruolo! Ma cosa cazzo sto guardando? Può essere una bella idea se per riunire la famiglia una volta a settimana fai la cazzata così. La domenica mattina. Bravo, bravo. Ci svegliamo tutti che siamo tornati da. E facciamo la cocco messa. Se devi andare a messa, fai la cocco madonna, è quello che vuoi. Però se tu tutti i giorni mi devo alzare, sentimi questa che mi dice cocco giorno, cocco ciao, io mi rompo anche i coccoglioni e poi cioè me ne vado anche cocco di casa. Mentre te ne vai,
è l'uscita trionfale. Della vita ci si pente di aver perso il tempo che si aveva a disposizione per formarsi. Più o meno quello che abbiamo perso noi facendo queste 8 puntate. Abbiamo perso il tempo. Alle 2 abbiamo parlato di libri. Piccole donne. E poi le ho fatto assaggiare delle tisane. Tisanina? Per fare views. Fermo. Che freddo. Mi hanno tarpato le ali, stiamo partendo. Sull'attacco. Terzo giorno. Guarda. Io lavoro tanto manualmente, mi piace lavorare in manuale. Ti potrei portare in un posto bellissimo. Centro massaggi. Si troverà a diventare l'apprendista per un pomeriggio di un artista delle ceramiche. Che bello. Di dare vita a un bruco d'argilla. A un bruco? No, mi hai fregato il lavoro. È bravo? Bravo. Bravo Mattia, hai fatto un bellissimo bruco. Bel hobby, eh. Secondo me Orgoglio e Pregiudizio è un buon libro per iniziare a leggere. Brava Sofia. E poi un libro, se ti appassiona, il gioco è fatto. Perché poi uno tira l'altro. A volte cambiare aria è proprio, secondo me serve. Che è successo? Ora Mattia è pronto a far ascoltare il suo lato più profondo attraverso una sua canzone trap. Ci siamo Luca, oh, non potevi l'ora, no. Ok, perfetto, dai, vai con la base. Probabilmente sarà il momento più alto di tutte le 8 puntate. Sassabo nel blocco. Sabo. Chi è nel blocco? Sassabo. Ok, va bene. Devi stare attento a non finire nei guai. Giro nella notte, questo già lo sai. Cazzo è Batman. Non mi importa di quello che dici, fatti in giro, sono con gli amici. Vuoi fare il criminale, non sei quello che dici. Pazzo. Chissà se esiste un altro lato, siamo peccato. Con la cocco mamma io ho mangiato. La trap, secondo me è un modo migliore per dire i concetti. Per me è stata una scoperta. Io quando ero piccolo ho dovuto far capire cos'era l'hip hop. Ora faranno la cocco trap. Certo, in ogni mia canzone, quello che dico è. Lui comunque è molto educato. È il classico esempio che quando va a casa degli altri si vede che c'ha un'educazione. Aurora a parlare con i suoi nuovi genitori, Silvia e Christian, del rapporto con la sua famiglia e i suoi fratelli. Oggi non piango, basta. I tuoi fratelli non ti chiedono, non so, tipo hai il fidanzatino, ste robe che sono gelosi, vogliono sapere. No, non se la cagano. Io cerco, però adesso mi sono abituata che non mi guardano. Vabbè, anche due figli sono due adolescenti, con sto video magari capiranno. Davanti ai tuoi fratelli, ti sei rassegnata, non va bene. È che si commuove. Si commuove. Oh no. Lo piglia per il culo. Lui ha capito tutto. Sì. Tutto sommato non, cioè me l'aspettavo perché sapevo. E vuoi fare qualcosa o non te ne frega una minchia? Io ho 22 anni e ne ha 14 e. Ah vabbè, ma lui oltre al fattore, proprio il fattore di età che. Ho anche il cocco pranzo, adesso lo. Per forza che non riescono a coinvolgere, loro vogliono andare via da sta casa, vogliono scappare! Ma portatela al mare, almeno cocco bello. Minchia! Sì, sicuramente sarei come mio padre, anche perché mia mamma me lo dice sempre. La mamma è più tenera. Sì. È più cocco mamma. No, vabbè. Però no. Cioè, no, è una. Ossessione. Ecco. Seguivo compagnie che non erano, diciamo, adattate a me, no? Siamo entrati in una zona dove non dovevamo entrare. E abbiamo fatto delle brutte cose. E ho visto mio papà che anche lui era venuto con una faccia, come si dice, spenta, mi sembrava, no? Il volto della delusione. Sì. Ma che? Non mi prego te. Le coccolate. Sono arrivate. Sono le lacrime del coccodrillo. Bella. Il torno a casa. A Padova ci dobbiamo venire per forza. Facciamo un giro al consiglio, qua di là. Mi raccomando, Oh! Di cominciare a fare le cose che non ti piacciono. Non perdiamoci di vista, Pizzata? Au revoir. Ti accompagnano le ragazze? C'è del non detto. C'è del sentimento puro. Lo percepisco. Se non puoi stare tuo padre, non I c'entra nulla. Sono sulla la via mamma mia! Ciao. Vieni, lascia la borsa. Beh, fratello è capito tutto, non si alza neanche a salutarlo. Ma guarda che si deve andare a abbassare lei. Mamma, col padre si è alzato. Ho sentito il padre dire, ma chi è questo? Ciao.
Guarda che messi. Bromba. Madonna santa. Mi c***o, eh. Tocco bacio. Ecco, ho capito.